ci siamo arrivati qui allo Zelling, amici di Night and Day. Quest'anno grande novità, c'è l'entrata di un nostro amico, ma ve lo presenterò all'interno della puntata. Domanda della settimana molto importante, si parla di tentazione, rinunciare tutto tranne a cosa? Ci siamo. È arrivato l'inverno. Tu ogni volta che ti chiedono quel cocktail, prima di tutto come si chiama? Allora, quel cocktail si chiama Vulcano, viene servito soltanto da me. Ogni volta che qualcuno me lo chiede si fa tutto questo marabandico. Si fa uno show, si incomincia, se lo chiedono in sala, vado in sala a farlo. Incendiando tutta la sala. Il barista più pazzo del mondo sono io. Alessà, stasera si parla di tentazione. Allora, prima di tutto dimmi un cocktail che potrebbe paragonarsi a una tentazione. Un capirino a base di peperoncino e cioccolato. Ma guarda, e te non ci incontriamo mai, ma dove ci becchiamo? Qui allo Zelig. Sì, hai visto? Galeotto fu quel locale, dai, diciamolo che ci siamo conosciuti qui. Siamo conosciuti qui 2 anni fa, mi sembra, giusto? Si parla di tentazioni. La tua tentazione più grande qual è? Cioè, c'è una cosa che tu rinunceresti a tutto tranne proprio a quella cosa. No, non c'ho niente, non ho nessuna tentazione. Non sei tentato da niente? No, non rinuncerei a niente. Donne, macchina. Anche sì, però molto tranquillo. Con molta nonchalance. Sì. Abbiamo trovato un fan di Night and Day. Buonasera. Buonasera, dimmi. Allora, tu scrivi, firmi il timbre che ti vedi tutte le nostre puntate. Sì. Ci segui? Sempre. Sempre? Sempre. E ti ricordi il mio nome? Serena. E poi non mi hanno confuso con Sara, grande. Che saluto però. È una grande. Serena e Sara si confondono. Ma che ci fa stasera qua allo Zelig? Ci divertiamo un po' con gli amici. Ciao, un bacione. Buonasera. Tutta colpa del tuo amico che ha detto là ci sta una mia amica seduta che sta flirtando. E va a disturbare. No, non sto flirtando. No, e che stai facendo con questo ragazzo? Sto parlando con un mio amico. E si dice così, ormai si fletta e si dice che sono tutti amici. No, è un mio amico veramente, Osvaldo. Ma quante belle ragazze che incontro qua allo Zelig, come ti chiami? Io Anna. Anna, che stai facendo con questo baldo giovane? Due chiacchiere. Due chiacchiere? Sì. Mi suggerisci una vocina dal basso, non è vero? Si parla di tentazioni, rinunceresti tutto tranne a cosa? Fare lo shopping. E le donne ancora una volta, invece di scegliere il proprio fidanzato, scelgono un buon paio di scarpe. This is Night and Day, un bacio. Si parlava di novità e questa sera allo Zelig troviamo una new entry. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti. Allora Francesco, il nuovo responsabile dello Zelig Caffè, sì. Sciogliamo il ghiaccio, okay. Parlami dello Zelig, ormai sei a casa tua. Ogni serata della settimana abbiamo serate diverse, iniziando da lunedì che c'è il karaoke, martedì una messaggeria. Poi mercoledì ricominciamo con il karaoke, il giovedì c'è l'happy hour con musica e discoteca. Ma venerdì c'è lo Zelig aperto per prendere anche un buon caffè. E poi andiamo avanti con il sabato e domenica, sempre con musica live, eccetera. Quindi si capisce che qua lo Zelig si martella. C'è una bella musica che ti diverte anche in preserata nel fine settimana, prima di andare a ballare e d'obbligo passare qua allo Zelig. La giusta carica ai ragazzi per iniziare una buona serata. Lo Zelig dove si trova? Al mercato San Severino, via Largo Ferrovia numero 1. Un recapito telefonico? 388 16 19 025. Francesco, anche se sei una new entry sulle nostre telecamere, sì, ti tocca la domanda della settimana. Si parla di tentazioni, rinunceresti tutto tranne a cosa? Al sesso. Grande Francesco, mi associo a te, this is Night and Day, ciao! Ciao!